One Podcast. Il caffettino non va in vacanza, aperto tutto agosto. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale, come facciamo tutti i giorni, ci confrontiamo sul mondo dell'innovazione in un espresso di innovazione 7 su 7, 365 puntate l'anno. A proposito di 365 puntate l'anno, vedo che in tanti amici e anche creatori di contenuti anche molto conosciuti si arriva alla cosiddetta pausa estiva, ovvero il mese di agosto si tira un po' il fiato e si ricaricano le energie. Io chiaramente anch'io tirerò il fiato, cercherò di ricaricarmi, ma non col caffettino, perché questo podcast ormai da 2 anni procede inesorabile anche a Natale, anche a Pasqua, anche a Capodanno e anche il 15 di agosto. Perché da una parte tanti di voi ascoltano podcast proprio in questo periodo, quando sono più rilassati, quando sono anche fuori dall'orario lavorativo, e poi anche perché in realtà secondo me sta un'estate bollente, no? Non soltanto Twitter con X, questo nuovo brand che ha lanciato Elon Musk, ma anche tante novità stanno per arrivare. Una tra queste è quella legata anche al nostro podcast, che d'estate, nel mese di agosto, ospiterà anche le vostre voci. Anzi, potreste essere voi, come magari avete già sentito in qualche messaggio, essere la voce estiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che potete prendere il cellulare mentre mi state ascoltando e mandarmi un messaggio vocale al 335 57 91 901 e farmi una domanda, farmi una richiesta, magari un dubbio, sapere la mia opinione su alcune cose. In tanti lo state facendo e chiaramente tra una news, un caffettino due voci che continueranno anche durante il mese di agosto e anche le vostre domande, copriremo tutto il mese, ogni giorno, sempre senza fermarci mai. Chiaramente magari sarò un po' meno attivo sui social, ma ci sarò. Che cosa mi aspetto durante questa lunga estate e perché appunto sono così carico da questo mese di agosto? Innanzitutto bisogna ricordarci che le fasi estive, ma soprattutto il mese di agosto, coincide con il più alto tasso di crimini informatici, perché le aziende lasciano magari aperta qualche porta, non ci sono tutti i dipendenti in ufficio, gli e-commerce magari sono con, diciamo così, con il team ridotto. Insomma, è il momento dove si possono raccontare delle storie e delle occasioni purtroppo anche molto importanti. In secondo luogo, il cambiamento del panorama per quanto riguarda i social media porterà ad ulteriori passaggi. L'abbiamo visto anche con l'ultima notizia di TikTok, che ha inserito i post testuali, ma lo sarà anche con Threads, lo sarà chiaramente anche con X. Insomma, c'è tutto questo mondo che è tutto fuorché spento. Come ultimo passaggio, poi scrivetemi anche i vostri a mario@mariomoroni.it oppure appunto commentatemi, scrivetemi in privato sui social. Beh, il terzo punto è chiaramente che solo in Italia il mondo si ferma ad agosto. E quindi tutto il mondo business, delle nuove iniziative, delle sperimentazioni, l'intelligenza artificiale, eccetera, 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 si muove anche in questo mese, che chiaramente è un mese in realtà come un altro, come luglio, come settembre, come ottobre, solo in Italia agosto spariscono tutti. E quindi fatemi compagnia per tutto il mese di agosto, giorno su giorno, 7 su 7, 365 giornate l'anno, anche con le vostre opinioni, con i vostri commenti e cercando anche di condividere questo podcast, perché sarebbe molto interessante allargare il bacino d'utenza proprio in un mese in cui siamo in pochi, ma spero molto buoni. Insomma, siamo qui ogni giorno perché l'innovazione, chiaramente, lo sappiamo bene, non si ferma mai. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni. Aspetto il tuo messaggio vocale al 335 57 91 901 con la tua domanda, il tuo dubbio, la tua richiesta di informazioni e la passerò in puntata nelle prossime puntate, quelle di agosto. E poi chiaramente c'è anche il canale Telegram, sempre attivo, Mario Moroni canale, per non perdere nessuna puntata, chiaramente, tutti i giorni. E quindi ci sentiamo anche domani. Buona giornata!